l'isola dei famosi, Francesco Monte rifiuta di andare in studio, ecco la verità. News l'isola dei famosi 2018, Francesco Monte non va in studio, ecco perché. Colpo di scena ieri sera nel corso della quarta puntata dell'Isola dei Famosi 2018 in onda su Canale 5, che da questa settimana cambia ufficialmente giorno di programmazione abbandonando il lunedì sera per passare al martedì. Ebbene, gli spettatori da casa, chi in queste settimane hanno seguito il reality e hanno avuto modo di vedere il famoso scandalo droga, che è stato lanciato in diretta da Eva Enger, si aspettavano di assistere al ritorno in studio di Francesco Monte per la sua prima apparizione in studio all'isola dopo la bufera. Perché Francesco Monte non è andato all'isola dei famosi? Le cose, però, non sono andate così, perché Francesco Monte ha ringraziato ma rifiutato l'invito di Alessia Marcuzzi per prendere parte alla quarta puntata in diretta dell'Isola dei Famosi 2018 di ieri sera. Un colpo di scena clamoroso, che ovviamente non ha reso contenti i tantissimi fan di Monte, i quali speravano di poterlo vedere in trasmissione per sentirgli raccontare la sua versione dei fatti. E invece Francesco Monte ha deciso di sottrarsi a tutto questo e ha mandato solo un videomessaggio, che è stato trasmesso ieri sera in diretta da Alessia Marcuzzi. In questo messaggio Monte precisa e ribadisce ancora una volta, chi in questo momento intende risolvere la questione all'interno di un'aula di tribunale e non all'interno di uno studio televisivo, e proprio per questo motivo ha scelto di non prendere parte alla puntata dell'Isola dei Famosi 2018 di ieri sera, dove ovviamente in studio c'era anche Eva Enger. La verità di Francesco Monte dopo la bufera droga. Nel suo videomessaggio, inoltre, Francesco ha affermato che nonostante la grande polemica che c'è stata in questi giorni, porterà con sé sempre un buon ricordo di questa isola dei famosi, perché ha potuto conoscere la bella Paola Di Benedetto, che ha detto di voler aspettare una volta che terminerà il suo percorso in Honduras per poterla conoscere meglio fuori dal contesto televisivo di questo reality show. Insomma, una sorta di dedica d'amore che Monte ha voluto fare alla bellissima madre natura, la quale ha ricambiato il suo saluto in diretta mandandogli un forte abbraccio. E così in questo modo Francesco ha smentito categoricamente anche le notizie di queste ore riguardanti un suo possibile ritorno di fiamma con l'ex Cecilia Rodriguez, dopo che i due erano stati avvistati insieme da Striscia la Notizia sotto casa della showgirl argentina.